Ciao ragazze! Dal sole proteggiamo la nostra pelle con le creme solari, ma stiamo altrettanto attente a proteggere i nostri capelli? In questo video vediamo alcuni consigli su come prenderci cura e proteggere la nostra chioma dal sole. Prima però mi raccomando, se ancora non sei iscritta, iscriviti al canale e mettimi un bel like per supportarmi! Ogni anno vi ritrovate a fine estate con i capelli secchi e crespi? Sole, sabbia e salsedine sono nemici giurati per la nostra chioma. Ma non preoccupatevi, perché con questi semplici trucchetti avremo capelli super top. Prima della partenza. Prima della partenza evitate trattamenti stressanti come tinture e decolorazioni. E se proprio non potete farne a meno di tingerli prima della partenza, ricordatevi di scegliere una tinta di un tono più scuro del solito, perché sole e salsedine schiariscono i capelli. Rinforzarli. Per 2 volte a settimana dedicati alla cura dei tuoi capelli, con trattamenti rinforzanti e nutritivi come maschere e impacchi. Prova anche il rimedio naturale a base d'olio d'oliva tiepido per un effetto booster sui capelli. Realizzarlo è semplicissimo. Basta scaldare per pochi secondi nel microonde una ciotolina con 4 cucchiai di olio d'oliva. Mi raccomando, l'olio non deve essere caldo, ma tiepido. Si stende l'olio sui capelli ciocca per ciocca e si lascia agire per circa 15 minuti. E poi si procede con lo shampoo abituale. Proteggili! Ogni volta che vi esponete al sole, ricordatevi di coprire i capelli. Un capello di paglia o di cotone garantisce un fattore di protezione pari al 60%. In alternativa, utilizzate spray protettivi specifici con filtri UV. Ideali sono quelli contenenti l'olio di cocco o l'olio di argan, semi di lino e germi di grano, da applicare prima di esporsi al sole e appena uscite dall'acqua. Basse temperature. Se possibile, evitate l'uso del phon, o perlomeno utilizzatelo a basse temperature. E soprattutto cercate di non utilizzare la piastra, perché secca e sfibra ulteriormente il capello. Piuttosto aiutati ad amarlo con spume e creme per un effetto naturale. Shampoo sì o shampoo no? Al mare non è necessario lavare i capelli tutti i giorni, basta togliere l'acqua salata con l'acqua dolce. Questo perché i lavaggi quotidiani con lo shampoo possono risultare troppo aggressivi per la nostra chioma e irritare anche il nostro cuoio capelluto. L'ideale sarebbe quello di lavarli con lo shampoo a giorni alterni. Per il resto basta solo l'acqua. Se poi i capelli risultano particolarmente inariditi, basterà lavarli con solo dell'acqua e del balsamo, così da renderli più morbidi. Alimentazione. La salute e la bellezza dei nostri capelli si ottiene anche attraverso l'idratazione e il benessere del nostro corpo. Ferro, rame e zinco sono i principali costituenti della cheratina, che formano il capello. Lo zinco e il rame sono presenti nella frutta secca, mentre il ferro si trova nelle verdure a foglia verde larga e negli spinaci. Carni rosse e legumi sono una grande fonte di amminoacidi, che favoriscono la produzione di cheratina. Spero che il video vi sia stato utile, lasciatemi un bel like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale. Per qualsiasi domanda scrivetemi qua sotto nei commenti. Vi lascio qua altri 2 video sempre in tema estate che secondo me possono interessarvi. Noi ci vediamo alla prossima. Aloha!